Momento pomeridiano. Il Maurizio Costanzo Show, trasmesso su Canale 5, il salotto di Maurizio Costanzo, ricco di ospiti e di argomenti affrontati con bravura ed ironia. Ci porterà il nome di chi ha vinto, una grande attrice, attrice di cinema, ma che è passata poi alla prosa, anche agli spettacoli di varietà televisiva, Edwige Fenech. Edwige Fenech, eccola qua, le diamo il benvenuto, il bentornato fra noi. Grazie, per tanto tempo hai lavorato con noi, con la nostra televisione, sì. Adesso mi pare sei coinvolta in altre cose, sei contenta di quello che stai facendo? Sì, molto contenta, devo dire che ho avuto anche ottimi risultati, allora spero di andare avanti così. Ecco, quindi speri di proseguire con questo nuovo tipo di attività o vuoi ritornare di nuovo allo spettacolo televisivo, a quello che hai fatto con noi per un certo periodo? Beh, voglio fare un po' di tutto, un po'. Perché mi sembra giusto che un attore, un'attrice possa fare teatro, cinema e anche lo show. Ecco, prossimamente che cosa farai? Farò un film di Florestano Vancini che si intitola Storia di lei. La storia, bene. Allora attendiamo con ansia di rivederti sul teleschermo, adesso attendiamo con ansia di sapere chi è il vincitore, va bene? Lo dico? Certo che lo devi dire. Subito. Allora, per i talk show vince Domenica Inn. Domenica Inn vince Raffaella Carrà. Eccola qua, Raffaella. Vieni, vieni, Raffaella. Tanti complimenti per Raffaella Carrà. Benvenuta sul nostro palcoscenico e bentornata anche qui, perché già l'anno scorso mi pare eri venuta e avevi ricevuto un premio già l'anno scorso, se non sbaglio. L'anno scorso no, ma l'anno prima sì. Ecco, quindi sei già abbonata a questi telegatti. Quest'anno sì. Immagino sarai lieta di aver avuto questo premio. Molto contenta. Io arrivo per ultima, ma l'avete detto tutti, siamo nati alla RAI e quindi anch'io vorrei ringraziare tutti coloro che lavorano a Domenica Inn, tutti coloro che lavorano naturalmente in video e anche fuori dal video. È un programma molto complesso, dura 6 ore quasi alla settimana e quindi lo so che è un po' forse noioso ringraziare i compagni di lavoro, ma è fondamentale perché senza di loro, è vero, non saremmo la punta di questa piramide. Poi vorrei ringraziare moltissimo tutti i lettori di Sorrisi Canzoni che mi hanno premiata per la prima volta appena sono nata nel 1970 e sono molto contenta di ricevere sempre questo premio perché ha qualcosa di magico, come ha qualcosa di magico il suo direttore. Grazie. Allora il vice consegna il premio alla Raffaella, ti ringraziamo tanto e ti auguro di vincerne tanti altri in avvenire con la tua attività futura. Ti ringrazio, Mike. Grazie tanto. Sì, a chi lo lascio, va bene.